Ciao ragazzi, oggi parliamo di dove reperire le informazioni giuste, le più aggiornate, le più chiare e meno confuse per organizzare il nostro viaggio avventura, che sia di 3 settimane, 3 mesi, 3 anni, non importa. Mentre 30 anni fa era difficile capire a cosa si andava incontro perché non c'erano informazioni tangibili, non c'erano mappe, non c'erano satelliti, non c'erano GPS, non c'erano social network, oggi in realtà il problema è l'opposto, è riuscire a scegliere tra le tante informazioni quelle che poi sono le più attendibili. Come si fa? La prima di tutti è appunto internet. Internet secondo me è la sorgente numero uno, ma è anche quella che ci dà più difficoltà in quanto ci sono troppe informazioni e spesso poterle interpretare è veramente difficile perché una dice una cosa, l'altra ne dice un'altra. Partirei suggerendoti www.viaggiaresicuri.it, che fa una sorta di scrematura abbastanza aggiornata, abbastanza chiara, di quelle che sono le situazioni geopolitiche, diplomatiche, economiche, linguistiche e religiose di tutti i paesi del mondo. Ovviamente il sito, essendo di dominio italiano, è tutto in italiano ed è stilato con un occhio di riguardo a chi è possessore di passaporto italiano. Dovreste però imparare a incrociare le informazioni con quello di ufficiale che trovate sul web e quello di non ufficiale che trovate sul web, appunto. Come fare? Partendo da Viaggiare Sicuri potete incrociare informazioni anche sui forum più attendibili di viaggi. Mi viene da citare la fonte inglese Horizons Unlimited, che ha un community enorme di motoviaggiatori internazionali, ma ha il grosso limite di essere in inglese. Allo stesso modo propongo il forum di Partire Per, che è il sito che gestisco da 13 anni, dove le domande trovano risposta da parte di chi è iscritto, oppure viene condivisa la domanda sul social e chi ha esperienza in merito risponde quanto prima. Se si entra poi nello specifico di i permessi, le percorrenze chilometriche, le strade, la disponibilità di benzina, la sicurezza, l'incolumità personale, la bellezza di un paese che pensiamo di voler percorrere, allora confrontarsi con altri motoviaggiatori è la chiave vincente. Questo come lo si può fare? O scrivendo direttamente ai motoviaggiatori che hanno un account social, o leggendo i loro libri dove hanno scritto quello che hanno fatto, come l'hanno fatto, quanto hanno speso, dove hanno reperito le informazioni, eccetera eccetera. E ovviamente è importante chiedere a motoviaggiatori che sono stati di recente nelle zone dove ti appresti ad andare, perché faccio un esempio: sono stato in Siberia nel 2005, oggi quasi 13 anni dopo la situazione in quel paese è cambiata profondamente, ti consiglio di chiedere a chi c'è stato 3 o 4 mesi fa, non di più. Ambasciate e uffici doganali. Attenzione, non rischiare di confonderti le idee. Non dovresti chiedere alle ambasciate italiane nel mondo i documenti necessari per la tua moto, perché loro normalmente si concentrano solo sulla persona, quindi il visto per te, il passaporto per te e tutta una serie di documentazioni che offrono a te, persona, l'ingresso a quel paese. Tutto ciò che compete alla moto, che è un mezzo di trasporto con una targa, con un motore, con un documento, con un carnet di passaggio, normalmente compete all'automobile club di quel paese lì. Ci sono anche altre fonti di informazioni che, se adeguatamente incrociate con le altre, possono aiutare a farsi un quadro più chiaro di quello che serve per viaggiare, di come il paese. E questi sono tutti quei siti turistici o di community inerenti al viaggio che secondo me dovresti valutare. La prima è il forum di Lonely Planet, che è pieno zeppo di informazioni degli appassionati che scrivono, e l'altro è Couchsurfing. Couchsurfing è visto ancora come un metodo per dormire gratuitamente a casa delle persone, ma fortunatamente è molto di più. Ci sono comunque gruppi di conversazione, di frequentazione per tematica, che ti possono offrire risposte molto precise e molto attendibili, vale a dire i gruppi degli stranieri che vivono nel paese dove vuoi andare. Ultimo, ma non meno importante, è il nostro amato Facebook, perché in realtà, se smettiamo di guardarlo come bacheca dove postare fotografie, in realtà Facebook ha un grandissimo potenziale. Pensa soltanto ai gruppi di conversazione che sono nati. Tu potresti cercare magari motociclisti in Birmania, se questa è la tua destinazione, e scoprire che ci sono più di un gruppo internazionale gestiti da vari motociclisti che scrivono lì le informazioni necessarie per entrarci. E allo stesso modo Facebook ti permette poi di conoscere persone con cui puoi messaggiare direttamente, che magari hanno già fatto il viaggio, o che magari stanno per farlo, o che magari hanno qualcuno che l'hanno già fatto e ti possono mettere in contatto con la risposta che cerchi. Era un video abbastanza tecnico, un po' uno scioglilingua, però è necessario. Per oggi è tutto, suggerisci il prossimo argomento nei commenti e ci vediamo domani. Ciao!